Dopo settimane di scontri all'ultimo sangue, trattative fallite e tante, tante maratone mentagnas, nella fazenda Italia è arrivato l'unto del Signore. No, era quell'altro. È arrivato l'uomo della provvidenza. No. Insomma, è arrivato quello bravo. Il commissario Mario Dragò. Per il povero Don Contao è stato tutto inutile. Alla fine il fantasma di Don Renzao ha vinto. E a lui non restano che i ricordi di questi meravigliosi 2 anni e mezzo nella fazenda. I primi giorni, inesperto ma con una squadra di grande valore, le piacevoli vacanze al mare e poi i momenti brutti in cui perdi un amico e quelli belli quando ne trovi di nuovi. Ma si sa, in ogni compagnia di amici ce n'è sempre uno che deve rompere l'amicizia. E così Don Contao sale su un treno e guarda la sua vecchia vita allontanarsi all'orizzonte. Addio, mia amata fazenda Italia. Oggi me ne vado, ma ricorda, non c'è due senza ter. Mandatela a fanculo. Cosa avrà voluto dire? Don Contao è davvero andato via per sempre? E Salvigno? Don Renzao? Il tenero Gigigno sapranno vivere senza di lui? Lo scopriremo soltanto nella prossima serie di Fazenda Italia.